Tutti questi discorsi dipende sempre con chi giocate, ragazzi. Perché io molte volte l'errore più grande che vedo fare alle persone non è tanto del esiste il giocatore tossico o non esiste il giocatore tossico, queste cose. Però se tu stai giocando con una persona che non vuole giocare come vuoi giocare tu, è inutile. Cioè, se tu giochi con una persona, che ne so, banalmente a Baldur's Gate, ma sta persona non gliene sbatte un cazzo del roleplay, dell'ambientazione, vuole solo tirare i dadi e ammazzare cose, tu che magari d'altro canto te vuoi mettere a spippolare il pelo del culo da megera, te vuoi mettere a leggere ogni nota e compagnia, te ci troverai malissimo. È normale. Poi per carità, se uno ne parla e compagnia, per questo io dico sempre la cosa della dichiarazione dei intenti, perché tu dici bro, te come ti piace giocare? Ti piace giocare mazza mazza mazza? Che poi non è che per forza di cosa vuol dire che non sono compatibili, eh? Perché nel mio vecchio party c'era quello che voleva soltanto mazzuolare le mani, lui quando c'era il roleplay se ne stava per cazzi suoi, faceva il minimo indispensabile, però non è che te lo faceva pesare. Dipende sempre. Uno deve sempre tenere in mente che D&D, ma in generale il gioco di ruolo, molte volte è un gioco di social società fatto con degli amici. Quindi se ci stanno dei problemi al di fuori del gioco, cioè te te dar cazzo come gioca una persona, come fa una persona, dentro non è che può migliorare tanto. Quindi io sono sempre dell'idea che quando tu ti metti a fare queste cose, trova delle persone che vogliono giocare come te. Ora lasciamo perdere power play e non power play, ma dico proprio a livello di interazione umana, cioè devi un attimo. Poi c'è anche la bellezza del giocare con persone totalmente sconosciute, io quella è una cosa che consiglio tantissimo, perché io i miei più grandi amici ho incontrati giocando a D&D, ragazzi, con persone che cazzo non conoscevo. Ho fatto una campagna, eravamo in 5, 4 non ci conoscevamo. Era una cosa, è stata una delle cose più belle del mondo. Il problema è se 4 persone che non hanno mai fatto nulla decidono di iniziare. Lì succede il caos. Lì io ho guidato tante persone con la mia torcetta di merda, tanta pazienza. Poi se proprio tutti tu e 4 master compreso le prime armi, in realtà è molto divertente, perché le prime sessioni saranno sicuramente cazzate, la cosa più lontana dal manuale che esiste, ma è giusto così. Io lo dico sempre, le prime volte che giocate a D&D, prendete 4 schede di merda, tirate 2 dadi, mettete proprio 2 zeppetti di narrazione, una cazzatina, vedenete il manuale bello attaccato a fianco alla mano e andate. La prima volta menerete solo, farete i coglioni, la volta dopo cominciate a fare un po' di roleplay perché magari vi intrigate, la volta dopo un dungeon che trappole con gli enigmi, con gli oggetti magici, i primi livellini, magari le prime trame un po' più interessanti che si vanno a sviluppare, il master dall'altra parte piano piano comincia in pratichis e va tutto avanti, perché si torna molto alto in quel discorso che la gente quando comincia a giocare a D&D si pensa che deve essere Matthew Mercer, ma no raga, Dio Cristo, nessuno se l'aspetta da voi, e se se lo aspetta è un coglione, mi dispiace dirlo. Il master è un giocatore come gli altri, che sia in qualsiasi manuale, Iniziate insieme, ti ripeto, tirate 2 cazzate e andate avanti. Poi piano piano si va sempre a migliorare, raga, uno non può partire che fa le esplosioni atomiche, che va a combattere contro Tiamat, perché se tu hai una versione delle prime armi, gli metti in mano una scheda del personaggio del livello 15, quello prende il cervello, gli esplode e lo butta nel cestino. Soprattutto se è un incantatore, per dire. E soprattutto, consiglio spassionato, la prima volta che giocate, fate un personaggio che è voi in chiave fantasy. Oga, che è il mio personaggio più giocato e che più adoro, sono io in chiave fantasy. L'avrete notato, cioè vado proprio in flusso con lei. Prendete una classe che vi ispira, una razza che vi ispira. Io tra l'altro feci proprio un video che sta ancora su YouTube, 1 ora e mezza di video perfetto, la guida alla creazione della prima scheda del personaggio. Parlo di tutto, anche del perché cazzo metti il sesso sul personaggio. Quella è la cosa più importante, le prime volte divertitevi, fate i coglioni, perché poi ce ne sarà ad essere seri. Magari poi ho conosciuto persone che hanno giocato 2 mesi prima al set introduttivo e poi si sono andati a fare la maledizione Strad, che è un set della Madonna, è bellissimo, te sconvolge tutto quanto.